Benvenuti all'appunto, siamo con un'altra trasmissione insieme ai consiglieri regionali pronti per approfondire temi di attualità, temi amministrativi e anche politici dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata a partire da Daniele Carissimi della Lega. Presidente della Commissione Statuto, benvenuto Grazie, eh, benvenuto ad Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, vicepresidente della Commissione Statuto, Commissione per le riforme statutarie e regolamentari. Allora, come sempre in apertura di trasmissione diamo uno sguardo a quello che accade eh, nel eh, post-Covid, post prime fasi del eh, Covid. Siamo in un momento in cui si sta decidendo se allungare. Diciamo, l'emergenza fino a fine anno o forse fino a ottobre. Eh, sentiamo innanzitutto come la pensano i nostri ospiti su questo, se è giusto tenere ancora l'allerta al massimo oppure comunque prendere atto di una situazione che almeno in Italia, eh, consigliere Carissimi, sembra abbastanza gestibile in questo momento. Sì, la situazione in Italia è stata particolarmente problematica nel primo periodo, come tutti sanno, però ritengo che la reazione della Regione Umbria sia stata particolarmente efficace, sia per capacità sia anche per, per fortuna. È ovvio che sentir parlare ancora di emergenza eh, chiaramente eh, preoccupa e a mio avviso non lo fa solo in maniera diretta, ma lo fa anche in maniera indiretta in relazione a tutti quei fattori che eh, incidono più di altri sulla nostra regione, intendo riferirmi proprio alla, alla ristorazione, al turismo, a quel settore che è molto più penalizzato dalle nostre parti rispetto eh, ad altro. Questo perché perché ovviamente la nostra regione si distingue proprio per avere una capacità turistica che a mio avviso è ancora inespressa, e laddove venga ancora compromesso e limitato la capacità, la possibilità di ricevere turisti anche in ragione di una carenza infrastrutturale, di cui magari dopo andremo a parlare, è ovvio che, che preoccupa. E spero che la nostra Regione sappia reagire. Non nascondo, come tutti noi, che chiaramente una ricaduta in autunno potrebbe essere esiziale, però, quantomeno mi augurerei che si allentasse quindi la preoccupazione anche sociale riguardo a questo tema, quantomeno per questi mesi che ci separano prima dell'inverno, proprio per far ripartire la speranza negli operatori della nostra Regione. Fora, eh, un momento da leggere con estrema attenzione questo, no? perché poi il 31 luglio finisce eh, diciamo, l'emergenza, secondo la, 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 la prima decisione, ma eh, si potrebbe allungare anche a fine anno. Lei che ne pensa da questo punto di vista? L'allungamento dell'emergenza io ritengo sia oltre che necessario sul piano sanitario, perché dobbiamo assolutamente tenere ancora alta la guardia e non abbassare il livello d'attenzione, proprio per questo il governo ha anche stanziato recentemente eh, diverse risorse che arriveranno anche in Umbria per il eh, potenziamento delle terapie intensive, dell'accesso differenziato ai pronti soccorso, misure eh, necessarie sia per gestire un'eventuale, ci auguriamo che non arrivi, ma nuova ondata, ma per anche gestire complessivamente e adeguare il nostro sistema sanitario. L'allugamento dell'emergenza per la verità è anche un fatto eh, da leggere sotto il profilo socio-economico. L'emergenza più grande purtroppo doveva ancora arrivare è eh, quella sociale e quella economica di cui vedremo gli effetti. Nella maniera più drammatica nei prossimi mesi, io ritengo, e eh, tecnicamente allungare l'emergenza a fine anno comporta la possibilità di poter trattare con l'Unione europea risorse aggiuntive che proprio in questi giorni si stanno definendo eh, sia sul. Eh, piano Messe che sul recovery fund che potranno servire al governo, al nostro paese e nello specifico all'Umbria sia per adeguare tutto il sistema sanitario e la rete ospedaliera al di là dell'emergenza Covid sia per intervenire su eh, tutte le urgenze economiche e sociali. Per cui l'emergenza direi che è assolutamente in questo momento il nostro livello più, di attenzione più alto su cui dobbiamo tenere molta concentrazione. Carissimi, eh, anche prima del, del Covid eh, la situazione diciamo, occupazionale, economica in generale non era, eh, come dire eh, non, non era estremamente positiva eh, per cui qualche criticità c'era già. Eh, si prevede un autunno caldo, in parte c'è entrato anche il consigliere Fora tra poco, eh, anche eh, un passaggio sottolineato dallo stesso Ministro degli Interni La eh, anche in Umbria stiamo vivendo no? alcune vertenze, lei viene da un territorio dove qualche problema obiettivamente c'è anche perché ci sono molte aziende operative da anni parliamo di Ast, parliamo di Treofan, insomma parliamo di alcune vertenze sicuramente importanti. Cosa prevede per i prossimi mesi? Certo non c'è bisogno che lo dica io che la situazione è particolarmente pesante. Il nostro territorio, il Ternano, è chiaramente quello con più vocazione industriale nella nostra regione, sta subendo una, una problematica importante, chiaramente aggravata ulteriormente dal periodo Covid. Le vertenze treufan, ma non posso dimenticare anche quella della San Gemini, comunque del, del comparto chimico. E, e tutti gli altri che purtroppo si trovano in questa situazione è, è degno di grandissima preoccupazione. È vero che gli sforzi a livello regionale sono stati importanti però tuttavia eh, chiaramente l'interfaccia politico eh, arriva a mio avviso fino a un certo punto, chiaramente non fino al punto di poter fare dei rilanci industriali. Come ho detto, la pandemia ha creato un'enorme preoccupazione e di fatto laddove nell'autunno queste situazioni si dovessero ulteriormente aggravare non oso pensare quello che potrebbe accadere, anche perché di fatto il paracadute della cassa integrazione ha fino adesso attutito la problematica da un punto di vista dal lato lavoratori, ma dal lato industria, dal lato datore di lavoro ritengo che il calo dei fatturati, il calo degli investimenti e il calo dell'attenzione in ogni caso rispetto al comparto industriale della nostra regione è estremamente preoccupante. Non ultimo eh, anche la situazione AST, eh, nonostante i, i dati eh, macroindustriali eh, non sono così preoccupanti, perché comunque sia la qualità del prodotto Ast rimane inalterata e quindi comunque anche un eventuale cambio di, di proprietà no, non dovrebbe eh, condizionare la qualità della produzione, tuttavia sono scenari che non lasciano ben presagire un futuro roseo. Abbiamo parlato di alcune vertenze del Ternano, fora ce ne sono altre importanti. No? In atto la JP Industries nella diciamo, fascia appenninica. Tra, tra le più grandi, tra le più importanti, no. ma anche altre medio-piccole sono esistenti, arrivano anche da, 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 da prima no, del Covid no, e no, che no, poi no. chiaramente la situazione si è acuita in questo periodo. Eh, a livello economico, ne ha parlato un po' lei, approfondito da carissimi, a livello sociale, che poi sono legate le due situazioni, insomma qualche preoccupazione arriva? Eh, più di una direi, proprio perché eh, il calo dell'occupazione, il calo dei redditi e la grande precarietà economica su cui, di, cui, di cui dovremo purtroppo vedere ancora gli effetti creerà anche moltissima emergenza sociale. E io su questo purtroppo mi permetto un po' di dissentire con il mio collega perché, mentre sul piano sanitario si è fatto molto anche in virtù eh, di una grande capacità del nostro sistema sanitario di reagire all'emergenza, meno direi si è fatto sul piano economico, molto meno ancora si è fatto sul piano sociale. Manca completamente ad oggi eh, quella che io ritengo debba essere una visione del come accompagniamo le fragilità. Le povertà, le famiglie, eh, i genitori, eh, la riapertura delle scuole, cioè tutta una serie di temi legati alle fragilità che oggi le famiglie vivono in condizioni di povertà, di semipovertà o in condizioni ordinarie su cui le istituzioni è vero che non possono risolvere e fare tutto perché le risorse economiche sono limitate, ma vanno governati i processi. A oggi ancora purtroppo tante famiglie non sanno quando le scuole riapriranno, non sanno eh, cosa succederà quando finirà la cassa integrazione, le piccole crisi eh, che diceva lei prima, industriali e delle nostre piccole imprese non sanno come, eh, come potranno essere gestite dalla regione e dal governo, eh, tanti predisoccupati non sanno eh, cosa succederà quando riapriranno le, le fabbriche o quando terminerà la CIGS. Ecco, su questi problemi noi dobbiamo avere un'attenzione più alta di quella che stiamo avendo. Allora, eh, stiamo registrando questa trasmissione. Eh, oggi è, è martedì eh, e ieri, nella giornata di ieri, c'è stata la visita del ministro Boccia eh, in Umbria, ministro degli affari regionali eh, Boccia. Eh, oggi è martedì 14 luglio. Ieri c'è stata proprio questa visita, c'è stato l'incontro con la presidente Tesei. Eh, è stato un incontro costruttivo carissimi, è stato importante per Sabino e Pari si è parlato di infrastrutture, si è parlato anche di ricostruzione chiaramente e di problemi reali di questa nostra regione allora eh, secondo me il dialogo interistituzionale è sempre fondamentale per cui accolgo sempre con favore la visita e l'interazione tra, tra gli enti Ovviamente il ministro Bocci è stato protagonista di, di, questi, di queste settimane e di questi mesi in occasione, in occasione di tutte le problematiche e delle frizioni che si sono manifestate tra lo Stato centrale e, e, e le regioni. Nello specifico, nel nostro caso, so che gran parte dell'intervento di ieri è stato focalizzato sul problema infrastrutturale. E, condivido pienamente gli esiti di questo incontro laddove è stato portato a conoscenza che i punti centrali della problematica delle infra dell infrastrutture sono il nodo di Perugia, chiaramente ce ne accorgiamo quotidianamente ogni giorno, quando arriviamo e andiamo via da Perugia è veramente un problema insostenibile e con esso chiaramente anche le 45, e il raddoppio della, della orte falconara perché comunque sia anche il territorio ternano si inserisce in quella, in quella direttrice e quindi è sicuramente un volano di sviluppo irrinunciabile. In più la ferrovia Terni-Perugia è impensabile che tra le due città più importanti dell'Umbria non ci sia un adeguato eh, collegamento. Adesso proprio non c'è proprio, quindi non esiste proprio neanche un'alternativa, cioè, chi viene, chi si trova a fare questa spola è costretto inevitabilmente a prendere l'autovettura e questo chiaramente in termini di sostenibilità non è oltremodo sopportabile. E il, quanto è accaduto riguardo al viadotto di Montoro ha dimostrato ancora una volta la, eh, la nostra incapacità infrastrutturale. Non voglio parlare della, delle carenze dell'aeroporto, però l'accesso all'Umbria da sud è indispensabile. E pensare che siamo eh, vincolati a una sola strada, che in questo momento eh, purtroppo temporaneamente non è disponibile, nonostante eh, come sembra si stia sviluppando i tempi per riottenere una viabilità ordinaria sembrano essere giunti a maturazione, tuttavia ha dimostrato che che il, il pensiero per far ritornare la nostra regione a un livello adeguato non può non passare attraverso il livello infrastrutturale adeguato. Credo sia perfettamente d'accordo con Carissimi, Fora, no? chiaramente lo sviluppo economico di un territorio è legato alle infrastrutture viarie in maniera particolare, insomma, perché altrimenti... No? Assolutamente sì, eh, noi scontiamo piuttosto, più, più, eh, scontiamo purtroppo un ritardo sulle infrastrutture storiche in questa regione. Frutto anche dell'azione di governi di più colori, per cui è evidente quanto il tema sia anche in questo caso apolitico. L'incontro di ieri col Ministro Boccia è un buon esempio di rapporto oltre che interistituzionale, anche come dire, interpolitico, visto che ci si è confrontati con eh, due appartenenze politiche diverse ma con un approccio molto costruttivo. I temi eh, i punti all'ordine del giorno sono quelli che ricordava il collega Carissimi, io aggiungerei anche eh, il problema della Perugia chiusi, il problema della Flaminia sul tratto Spoleto-Terni, il completamento del tratto della, Flaminia su, della Treballi sul tratto Egge-Acqua Sparta, noi abbiamo da creare almeno alcuni assi viari che colleghino l'Umbria al proprio interno e l'Umbria con, con il resto del mondo direi. Sul tema infrastrutture, purtroppo il problema di questi anni è stato molto anche, oltre che di risorse economiche, di pr eh, pr procedimenti amministrativi. Per cui, eh, dovendosi confrontare su tantissimi livelli di intervento diversi, non si arrivava mai a al dunque rispetto a chi deve prendere le decisioni. Per questo, ieri, per esempio, sull'Orte Falconara. È stato nominato un commissario, abbiamo chiesto che anche per il tratto, Roma, per il tratto Orte Falconara venga appunto nominato un commissario, così come è avvenuto sulla Fano Grosseto. Purtroppo viviamo in un momento storico in cui bisogna che le decisioni vengano accentrate e rese funzionali agli obiettivi perché ci scontriamo con una macchina amministrativa che in alcuni casi è veramente mortificante. Carissimi, immagino che tra le richieste, i vostri colloqui con gli elettori, con i cittadini, ci siano quelli della Valnerina che vi chiedono notizie e informazioni sulla ricostruzione, uno dei temi sicuramente d'attualità, rimane d'attualità dopo quattro anni e chiaramente i cittadini, le imprese, un po' tutti chiedono i tempi, immagino la difficoltà anche nella risposta perché obiettivamente poi è un, è un discorso molto più largo che non solo regionale. No? Eh, lei, lei cosa prevede per questo, questo sistema insomma, attuale di ricostruzione? Allora, affrontare il tema del terremoto è imbarazzante. Imbarazzante perché trovarsi in una situazione politica e, e, e comprendere e verificare che risposte politiche a, a distanza di quattro anni dalla, dalla problematica è veramente imbarazzante. È difficile andare in quelle zone perché realmente le, le persone sono ovviamente esauste. Noi eh, in seconda commissione, anche attraverso il Presidente Mancini, siamo stati personalmente a celebrare alcune sessioni proprio in Valnerina proprio per dare un segnale. I segnali non bastano. Eh, Leggo dalla cronaca che proprio nella scorsa settimana sembrerebbero esserci di disponibilità ulteriori finalmente per risolvere le questioni dei terremotati, però ripeto, in ogni caso anche laddove ci fossero e laddove si trasformassero prontamente in situazioni concrete rimarrebbe comunque il dato di quattro anni di ritardo che è veramente insopportabile. Il, I commissari che si sono succeduti sono senz'altro eh, responsabili di, di alcuni ritardi. Mi sembra, mi sembra nonostante eh, l'attuale commissario sia di, eh, di segno politico opposto a quello che dirige la nostra regione, che comunque segnali confortanti in questa direzione eh, ci siano. Mi auguro che, che questo cambio di passo, nonostante il ritardo, ma eh, consenta ai terremotati di rientrare in quella normalità che è tanto auspicata. Che poi la Valnerina eh, è una eh, de, delle situazioni eh, ottimali no? da, da proporre per il turismo, per un turismo abbastanza variegato, che non è soltanto quello religioso-culturale, ma è quello legato all'ambiente. questi giorni le fotografie fora che arrivano a Castelluccio ci fanno rendere conto dell'importanza no? di, di quei territori. La Vallerina è uno dei giacimenti di ricchezza ambientale, culturale, turistica più importanti dell'Umbria, ma oserei dire anche d'Italia rispetto alla bellezza che può offrire a chi è in grado di abitarla. Purtroppo noi rischiamo che tutta quella bellezza venga disertificata non avendo più cittadini in grado di poterne trarre vantaggio, perché stiamo veramente affrontando una situazione ai limiti dell'assurdo. Abbiamo un ospedale eh, completamente chiuso, non riusciamo neanche a creare un ospedale provvisorio da quattro anni a questa parte, abbiamo una scuola completamente chiusa, non riusciamo neanche a creare un container per riospitare i ragazzi, abbiamo eh, le attività economiche completamente chiuse, abbiamo un paese totalmente disertificato, vissuto solo nei weekend di questi due mesi da turisti che si affollano in massa e che purtroppo poi non trovano neanche un'offerta turistica e ricettiva adeguata, al di là adesso dell'emergenza Covid perché i Nursini sono esausti, ai limiti ormai dell'abbandono de, 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 dell di ogni speranza. Ha ragione il collega Carissimi, il commissario Legnini mi pare che stia facendo un buon lavoro ma serve anche qui una maggiore attenzione della politica tutta, del governo, della politica regionale una fra tutte, eh, eh, la dico, è legata alla programmazione dei fondi strutturali abbiamo chiesto anche ieri a Boccia di eh, rinnovare per la Valnerina eh, l'inquadramento come area economica depressa proprio per far sì che i fondi strutturali vengano assegnati eh, in maniera specifica a quel territorio rispetto a quanto avviene oggi, ma come questo servono altri segnali concreti. Segnali concreti significano risorse economiche, perché si può ricostruire solo attraverso risorse economiche adeguate in quel territorio. Carissimi, uno degli argomenti che le sta più a cuore è sicuramente quello ambientale. No? Eh, sì. L'ambiente, lei viene anche in questo caso dalla Concaternana, dove questi problemi li conosce e li tocca eh, giornalmente. Eh, altro tema sul quale insieme alla seconda commissione si sta lavorando è quello diciamo, dei dissesti idrogeologici, in particolar modo l'alluvione che, che ha colpito Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia, dove anche eh, lì eh, si sta eh, predisponendo un documento mi pare per, eh, per intervenire. La allora, eh, situazione ambientale a livello regionale, ma in particolar modo in quell'area, eh, è davvero preoccupante. Allora, dal punto di vista ambientale, abbiamo degli spazi di intervento importantissimi che dobbiamo occupare nel corso di questa legislatura. Eh, L'abbiamo già fatto in questi primi otto mesi, in, eh, con la costituzione per esempio della commissione d'inchiesta di inquinamento nell'area Ternano-Narnese da cui esco proprio stamattina da una delle sessioni di lavoro, che ha, si prefigge ovviamente di, di creare un documento e un'analisi adeguata sullo stato di fatto ambientale della, della Conca, al fine di poter su di, sui suoi esiti sviluppare delle politiche ambientali di, eh, risolutive. Allo stesso, allo stesso tempo la, la legge appena approvata di riforma dell'ARPA con la sede su Terni chiaramente rappresenta un ulteriore eh, importante segnale sull'attenzione che la problematica eh, richiede. Venendo al tema del rischio idrogeologico, eh, ovviamente quanto è accaduto nell'Amerino è solo nell'ennesima situazione che ha visto coinvolti i territori umbri. Infatti eh, non possiamo non ricordare i sei altri eventi alluvionali e quattro si, eh, crisi di siccità che comunque sia si sono già intervenuti nel nostro, nella nostra regione e le 34.000 frane, 34 frane che sono state già censite. Questo che significa? Significa che il rischio idraulico e idrogeologico è un rischio fondamentale che dobbiamo evitare tutti tutti, il 100% dei comuni umbri, sono sottoposti a questo rischio. Questo significa che la politica non può disattendere eh, l'attenzione che merita questo problema ed intervenire. Quanto a Vigliano, abbiamo proposto eh, prontamente una mozione per la dichiarazione dello stato di emergenza. Eh, tale, tale mozione non è stata ancora discussa in Consiglio regionale, ma è stato oggetto in seconda commissione di un tentativo di trasformazione in risoluzione proprio al fine di... Eh, coinvolgere anche la minoranza in un atto unitario che possa dare le risposte concrete anche per quel, quel territorio. Fora, insomma, numeri quelli che ci hai elencato carissimi, le 34.000 frane, voglio dire, fanno un certo effetto, no? Come fa effetto un territorio comunque fragile? Perché noi abbiamo, eh, voglio dire, siamo molto fragili anche dal punto di vista eh, de dei terremoti e negli anni è stato dimostrato che non solo la Valnerina ma quasi tutta l'Umbria insomma è a rischio e dobbiamo mantenere una regione che invece sul, sull'ambiente eh, punta moltissimo a livello turistico. Quindi... Quindi, la fragilità ambientale purtroppo come quella infrastrutturale, eh, cioè le case e, e le dighe piuttosto che i fiumi, piuttosto che tutto ciò che riguarda i nostri beni comuni, è il tema più antipolitico perché, purtroppo, in questa regione, ma come ritengo un po' in tutta Italia, abbiamo, eh, la politica interviene molto più facilmente sui obiettivi a breve portata, quelli che si possono vedere eh, sul piano poi politico, piuttosto che sugli obiettivi a lungo. A lunga, a, a lunga portata e la manutenzione delle nostre terre è un tema che forse è stato dimenticato in molti anni proprio perché politicamente rende un po' meno. È pur vero che servono molte risorse, però è arrivato il momento in cui il nostro pianeta sta collassando, la nostra regione ci sta dando segnali evidenti di eh, grido d'aiuto sempre più forti. E se non ora, io direi quando. Questo vale per la manutenzione, ma vale anche in generale per un nuovo approccio complessivo all'ambiente. Questa regione si appresta nei prossimi mesi a discutere del nuovo piano regionale dei rifiuti, quello sarà l'appuntamento più importante su cui si gioca e si giocherà gran parte della vita ambientale, della vita di noi tutti i cittadini umbri e anche un pezzo di sviluppo economico. Noi riteniamo che sull'ambiente si possa mh, avere un approccio non pregiudiziale, cioè che possa anche sviluppare forti eh, opportunità economiche di lavoro però l'Umbria non può non ripartire dalla sostenibilità, dall'economia circolare, da un'attenzione importante ai temi dell'ambiente, eh, perché se eh, diamo segnali diversi eh, non saremo neanche, non è un problema solo etico, ma non, non saremo certo. lungimiranti sul pro, su in allora, termini mancano, Come vedete, quattro minuti alla conclusione de, di questa trasmissione. Un tema riparto da lei fora. Eh, che le è particolarmente caro eh, è quello dell'istruzione e la formazione professionale. Questo è stato uno degli atti dell'ultimo Consiglio regionale, eh, mi sembra che ci sia stata anche partecipazione no, da parte di tutta l'Aula su una sua proposta. Sì, è un tema di cui vado molto fiero, eh, di cui ringrazio anche la maggioranza perché ci ha visto uniti ad affrontare insieme. Un tema importante, è stata anche la mia prima legge regionale, quindi anche con un po' di emozione che ne parlo. Eh, abbiamo affrontato un'urgenza che vedeva l'Umbria scontare un ritardo di oltre dieci anni rispetto alle altre regioni in Italia. Da quest'anno sarà possibile che i ragazzi di terza media, eh, dell'ex terza media, chiusa del primo ciclo di istruzione, potranno iscriversi indifferentemente al primo anno di scuola superiore pubblica o al primo anno all'interno dei centri di formazione professionale. In Umbria abbiamo una eh, tradizione dei centri di formazione professionale di oltre 100 anni di lavoro anche con grandi valori eh, morali su cui l'importanza del tema educativo è importato da Don Bosco, insomma abbiamo una gran tradizione di professioni. E la legge dà un buon segnale a questa regione perché permette di rimettere al centro il lavoro, che non è secondario a quello, a, al tema dell'istruzione, ma viaggiano di pari passo. Con questa legge i ragazzi oggi in Umbria potranno rimettere al centro eh, lavoro e occupazione. Carissimi, è stato forse il primo atto in cui c'è stata questa convergenza no? Con, tra maggioranza e minoranza. Insomma, in quest'aula dove stiamo registrando questa trasmissione sono stati dibattiti anche abbastanza infuocati in questa prima parte di legislatura. Bah, no, no, non è stato l'unico. Mi piace pensare e ricordare anche ulteriori episodi, non ultimo proprio quello del, che ho fa, a cui ho fatto cenno prima, dell'istituzione della Commissione di inquinamento, comunque sia ha raccolto l'unanimità, così come la legge sull'ARPA ha raccolto l'unanimità, Benvenga eh, e ringrazio personalmente il consigliere Fora della sua iniziativa sull'istruzione e la formazione professionale. Per questo che è la prova provata che non esistono leggi giuste o leggi sbagliate. Esistono Esistono la volontà di fare il bene degli Umbri che deve prescindere dal, dal colore politico, per cui non ha senso eh, non votare un'iniziativa solo perché è proposta dalla parte, dalla parte sbagliata. Quindi è giusto portare avanti le, i provvedimenti che, hanno, che possono consentire a tutti gli Umbri di migliorare la loro qualità della vita. Nello specifico per quello riguarda l'istruzione sono proprio reduce da, una, da celebrare la commissione a deruta eh, dove eh, Lamentavano proprio l'assenza di capacità professionali, per cui è molto giusto e ritengo molto importante che esistano delle possibilità di istruzione che, che non, non per forza devono andare verso la direzione liceale, ma proprio anche quello professionale, per mantenere proprio anche quelle capacità artigianali proprie del no che caratterizzano il nostro territorio. Allora eh, utilizziamo questo minuto e mezzo, sforiamo di un minuto, non succede nulla. Presidente della Commissione Statuto, Vicepresidente della Commissione Statuto. Le priorità, Presidente. Allora, in questo caso. Allora, io in questo, in questo ruolo avverto una grandissima responsabilità perché eh, le, le, riscrivere le regole di, eh, eh, strumentali chiaramente, al funzionamento degli enti regionali chiaramente è una, è una responsabilità che va oltre il, il nostro mandato, cioè il tempo del nostro mandato. Quindi significa che sono estremamente felice di poter condividere questo percorso insieme allo stimato consigliere Fora, proprio perché abbiamo l'ambizione di riscrivere le regole per sicuramente migliorare le tempistiche del, del Consiglio e di interrogarci su quelli che sono gli arresti che lo Statuto ha previsto, perché di fatto abbiamo già verificato in questi otto mesi che le regole di funzionamento non sono così aderenti al migliore sviluppo dei lavoratori. Per cui sicuramente avremo un, un buon lavoro da fare e sono sicuro che riusciremo a farlo nel miglior modo possibile. Fora? Anch'io sono molto contento di condividere questa responsabilità importante con il consigliere Carissimi. Per me, il tema centrale eh, che dovremo, dovremo lavorare è come riaprire il palazzo alla gente. Lo statuto è uno strumento che le persone avvertono poco, le regole con i quali funzionano gli organi istituzionali è un tema poco sentito perché non riguarda i bisogni delle persone, invece riguarda molto più di più i bisogni delle persone, dei nostri cittadini, come il palazzo si riapre alla, alla gente, come eh, saremo in grado di partecipare alle decisioni, con quali strumenti, come riusciremo a costruire cose qua buone che attengono al rapporto con le persone. E quindi, un grande tema nell'affrontare lo Statuto sarà come ritornare fra le persone, fra la gente, come far rinnamorare eh, diciamo, delle istituzioni e della politica le persone in un periodo storico dove eh, abbiamo, è un plurale, mai stati, essendoci noi da pochi mesi, ma fatto di tutto per allontanarle. Allora, davvero in dieci secondi, carissimi. Eh... Dia un voto da 1 a 10 alla maggioranza, alla presidente Tesei, al suo gruppo. Alla maggioranza consigliare eh, per quello fatto fino ad oggi, eh, atteso il covid, 9,5. Se non ci fosse stato il covid, e quindi se dovessi essere meno generoso, 8,5. Fora alla minoranza invece, che voto diamo? Per, alla, minoranza, alla minoranza, non alla certo, maggioranza. No, certo, so. ah, vabbè, è più difficile alla minoranza. Alla minoranza diamo un voto di 6 e mezzo che però può tendere a migliorare molto. Ho capito, quindi un po' critico rispetto a questa prima gestione. Possiamo migliorare. Beh, grazie, grazie al Presidente della Commissione Statuto, oh, Daniele Carissimi della Lega, al vicepresidente della Commissione Statuto. Patto Civico per l'Umbria Andrea Fora. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.